Sarà indubbiamente l'argomento di questi ultimi giorni, periodo, insomma, la presentazione di PlayStation 5 Pro ha fatto parlare un po' tutti, in particolare per il prezzo importante, ovvero 800 euro per la versione digital, e come succede molto spesso in questi casi, tanti si sono lanciati in paragoni con il mondo PC, che non è assolutamente quello che voglio fare io con questo contenuto, perché per me, parere personale, sono due mondi completamente diversi per tutta una serie di motivi, e in partenza non ha senso metterli a confronto. Ripeto, io la vedo così e l'ho sempre vista in questo modo, infatti ne è testimone il canale. A proposito, benvenuti su Privacy Tech, non troverete un solo contenuto su questo canale della serie PC versus console, e a dire il vero non tiro proprio mai in ballo le console. Quello che voglio fare con questo contenuto è invece semplicemente spiegare a chi non lo sa che genere di PC si può realizzare con circa 800 euro, come performa, quali sono le problematiche, i limiti di un PC del genere, ma niente confronti con PS5 Pro. È meglio questo, è meglio quello? No, non entro nel merito, non me ne frega una mazza, non voglio convincervi di acquistare un PC, assolutamente, tantomeno questo. Semplicemente vorrei fare un po' di chiarezza perché, ripeto, tanti sono usciti fuori con si può fare con 800 euro, si può fare questa build qua, però si vede che poi per tanti non è quello il loro focus. Il video è sponsorizzato da Hookies, sito nel quale potete acquistare la licenza per il sistema operativo ad un buon prezzo, come ad esempio Windows 11 Pro, che grazie al codice sconto del 25% PYT pagate circa 20 euro. Oppure Windows 10 Pro, che come vi ricordo sempre è aggiornabile gratuitamente a Windows 11, sempre con lo stesso codice sconto, a 15 euro. Una volta loggati sul sito, aggiungete il prodotto al carrello, applicate il coupon, scegliete uno dei metodi di pagamento disponibili, tra i quali c'è anche PayPal, e dopo qualche istante vi ritroverete la vostra chiave nella sezione I miei acquisti. Ovviamente potete attivare la licenza direttamente in fase di installazione di Windows, oppure farlo anche dopo, basta infatti scrivere attivazione nella barra di ricerca, andare su cambia codice product key e digitare la chiave che avete comprato. Trovate tutto quanto giù in descrizione. Ultima cosa, visto che si parla sempre di configurazioni PC, ragazzi, vi invito a seguirci anche su Privacy Tech Offerte, il nostro canale Telegram che trovate come sempre linkato in descrizione, che vi offre un servizio del tutto gratuito, fantastico per fare ottimi acquisti e risparmiare. Anche perché è in arrivo un altro evento Amazon, questa sorta di Prime Day autunnale che si terrà l'8 e il 9 ottobre. Speriamo ci riserverà tante belle cose, c'è anche per noi offerte, per noi appassionati di hardware, e il miglior modo per dare una copertura di questi eventi, vabbè, a parte video su YouTube, ma è proprio il canale TG, perché lì vi possiamo bombardare con le occasioni, quelle che passano al volo, per non farvele perdere, insomma. Allora, primo punto, con 800 euro si può fare un PC, escludendo ovviamente monitor e periferiche, che ci consente di giocare, vedrete poi nel dettaglio come, in risoluzione Quad HD 1440p, che rappresenta ad oggi il compromesso migliore in termini di rapporto qualità-prezzo, detto forse un pochino meglio in termini di resa visiva e costi. Sempre per i neofiti, diciamo, il 27 pollici Quad HD, ad alto refresh rate ovviamente, 165 Hz o quello che è il monitor a cui, la tipologia di monitor a cui la stragrande maggioranza dei videogiocatori ormai dovrebbe puntare nel 2024. Offre un'ottima esperienza di gioco, è il famoso, come direbbero quelli bravi, sweet spot, e per dire è la stessa tipologia di monitor, la prima che mi viene in mente, anche da associare alla build di fascia più alta, la migliore da realizzare oggi, migliore sempre tra virgolette, che abbiamo visto con l'ultimo contenuto, quella da 1400 euro. Build che rispetto a questa da 800 vi offre ben altre prestazioni, ci mancherebbe, gestione nettamente superiore del ray tracing e vi dà dei vantaggi annessi alle tecnologie, va bene, ma a livello di output, target, come risoluzione, andiamo sempre in quella direzione. Poi ci sono monitor di fasce di prezzo differenti, caratterizzati da tecnologie differenti, adesso stanno diventando un pochino più popolari, diciamo, e anche se è una parola un po' impropria, gli OLED, ma insomma, ripeto,
risoluzione e pannello, nel senso diagonale, quello è la soluzione che va per la maggiore. Quindi questo è importante: con un PC da 800 euro non siamo relegati, non per forza quantomeno, al gaming in full HD. Anzi, con l'affermarsi delle varie tecnologie di upscaling, che ormai rappresentano un vero e proprio standard, il 1080p ha sempre meno senso. Poi c'è chi ha ancora il suo bel monitor, capitemi, full HD 24 pollici, e se lo gode, ci mancherebbe, ma insomma, chi deve fare un acquisto oggi può puntare tranquillamente al 1440p anche con una build che costa meno di 1000 euro. E tra l'altro parliamo di monitor accessibili, perché ormai un 27 pollici Quad HD IPS onesto ad alto refresh rate è reperibile tranquillamente anche a meno di 200 euro. Tornando alla configurazione, più avanti vi faccio vedere per bene come performa su un po' di giochi, e magari poco informati in fatto di PC gaming che seguono il video potranno rimanere anche positivamente colpiti dalle performance. Detto ciò, metto subito le mani avanti. Non è una build che io consiglio di realizzare oggi. Trovo decisamente più sensato, se uno se lo può permettere, spendere qualcosa in più per realizzare un sistema che offra, diciamo, prestazioni solide il 100% delle volte e a prova di futuro, valorizzando quindi maggiormente anche la spesa che uno va ad affrontare. Perché il punto è che per mettere in piedi un PC che comunque abbia delle buone performance, vi dia delle soddisfazioni anche nei titoli di ultima generazione senza dover ricorrere al Full HD, ma puntando come detto al 1440p, occorre destinare buona parte del budget alla scheda video. E avendo a disposizione 800 euro complessivi, che sono relativamente pochi in ambito PC gaming, per fare questo inevitabilmente dobbiamo scendere a compromessi per quanto riguarda il resto, andando dunque su una piattaforma non di ultima generazione e con possibilità di aggiornamento decisamente limitate. Se volessimo andare su una piattaforma recente, infatti, vedi la solita consigliatissima, almeno da me, AMD M5, a parità di scheda video possiamo dire che ci vorrebbero almeno 1000 euro. Quindi in sostanza poi come sarebbe sta build? Sarebbe una cosa così composta: piattaforma AMD M4, che ve l'ho già detto è in commercio da svariati anni, scheda madre B550 economica, processore Ryzen 5 5600 che può essere reperito intorno ai 100 euro, 16 GB di RAM, ovviamente DDR4, che sono ancora sufficienti per giocare praticamente a tutto, anche se l'ideale sarebbero i 32 GB, case alimentatore da poco senza andare a prendere prodotti scadenti ma comunque abbordabili, un SSD NVMe da 1 TB, e infine come scheda video una AMD Radeon RX 7700 XT o alternativamente l'immortale RX 6800 di XFX che trovate su Amazon a 400 euro spedizione compresa. La prima si inizia a trovare anche sotto le 400 euro, spinge un po' di più in alcuni titoli e dai miei test è risultata mediamente sempre un po' più veloce, anche se nel complesso offrono performance simili. La 6800 dalla sua invece più memoria video, 16 GB contro 12, però non supporta l'encoding AV1. Insomma, ci sono pro e contro come opzioni, diciamo che stanno in piedi ancora entrambe, e tra l'altro sulla carta a livello di specifiche non siamo lontani dalla GPU che dovrebbe montare la PS5 Pro. Questo almeno parlando delle prestazioni in pura rasterizzazione, quindi ray tracing escluso, perché sotto quell'aspetto, cioè la gestione del ray tracing, invece la GPU di PS5 Pro dovrebbe essere avanti, nel senso che introdurrà, a quanto è stato detto, delle novità che arriveranno solo con RDNA4. Poi questa è giusto un'informazione in più di contorno che do a coloro che magari se lo stavano chiedendo. Ribadisco, non è mia intenzione fare paragoni o trarre delle conclusioni sulla base di specifiche legate all'hardware, che in questi casi lasciano davvero il tempo che trovano. Prendendo per comodità come riferimento Amazon, siamo intorno agli 800 euro. In realtà qualcosa in più, saremmo praticamente ad 800 euro con la RX 6800, ma ve l'ho detto, la 7700 XT ultimamente la si trova anche a meno, e nella sostanza, sfruttando magari anche altri store al di fuori di Amazon, ci mancherebbe, i componenti che vi ho mostrato si possono acquistare tranquillamente con 800 euro se non meno, oppure a parità di budget o con poco di più ci fate rientrare magari un Ryzen 7 5700X al posto del 5600 con annesso un dissipatore d'aria
economico da 20 euro. E non ho scomodato nemmeno AliExpress. Chi ci segue lo sa, ultimamente vi abbiamo reso partecipi di questa possibilità. E per dire, io il mese scorso ho acquistato un blocco, scheda madre, CPU e RAM, con il Ryzen 5 5600 e una B450 che però devo ancora testare. Comunque ho pagato tutto compreso 147 euro, meno di 150 euro per tutto il blocco, che è veramente pochissimo. Però di questo vi parlerò poi con calma in un altro contenuto prossimamente. Chiudo la questione componenti aggiungendo che, visto che l'ho citato, un'opzione alternativa al Ryzen 5 5600 un po' più costosa sarebbe il Ryzen 7 5700X, che può essere acquistato a 40-50 euro in più. Ed è meglio perché ha due core in più, viaggia a frequenze leggermente più alte, ma l'architettura alla fine è sempre quella. Laddove il Ryzen 5 5600 lascia un po' a desiderare, il più delle volte il problema non sono i 6 core e 12 thread, ma è rappresentato da quanto vanno veloci questi core, quindi se vogliamo le performance in single core. E quindi sì, in alcuni casi, sto parlando ovviamente sempre di gaming ragazzi, le cose possono migliorare con un 5700X, ma nella maggior parte dei casi, se migliorano, migliorano di poco, perché ripeto, poi l'architettura è sempre quella. E ci vorrebbe un po' di overclocking, ma adesso non complichiamo troppo le cose, oppure un Ryzen 7 5700X3D, lì sì che possiamo fare un bel salto, insomma a livello prestazionale. Però stiamo parlando di un processore che costa come, se non di più, un Ryzen 7000 entry level, sicuramente costa di più di un 7500F. Quindi in quel caso poi dov'è che stai risparmiando? Staresti risparmiando sulle RAM, soprattutto se vai su 16 GB, e sulla scheda madre. Scheda madre che costa meno, ma offre anche meno, perché una B550 economica, per non parlare delle B450, a livello di connettività è molto inferiore rispetto ad una B650 anche da 140-150 euro. Morale della favola, andare a risparmiare 100 euro per ripiegare su M4 con un 5700X3D e al posto di prendere, puntare M5, non ha veramente senso. Tant'è vero che, come vi ho spiegato in molte altre occasioni, in altri video, il Ryzen 7 5700X3D è una soluzione molto interessante, ma per chi ha già una piattaforma AM4 e vorrebbe fare semplicemente un upgrade. La build che state vedendo dalle riprese è molto simile a quella del carrello di Amazon. I componenti non sono esattamente gli stessi, ma tanto quello che poi conta ai fini delle prestazioni, chiaramente, che processore e scheda video siano quelli. E a proposito di scheda video, ho utilizzato una RX 7700 XT, perché di RX 6800 liscia ce n'è una sola, in pratica quella di NR Info che vende su Amazon. Oggi c'è, domani non c'è, quindi sono andato volutamente sulla soluzione più recente e che si continuerà a trovare sicuramente anche più avanti. E ho messo alla prova questo PC, infatti parliamo adesso un po' di performance. I giochi che ho testato sono 13, tutti usciti negli ultimi 2 anni, quindi niente titoli stravecchi. E al di là dei gameplay, che come faccio sempre vi lascerò sparsi qua e là nel video, ho effettuato anche un po' di benchmark per darvi dei numeri. Come vedete da questo grafico, siamo quasi sempre in grado di giocare a 60 fps o più a dettagli alti / ultra. Dico quasi perché ci sono in realtà 3 titoli, 2 dei quali appena usciti, ovvero Black Myth Wukong e Star Wars Outlaws, e il terzo è Avatar Frontiers of Pandora, dove a dettagli alti non raggiungiamo i 60 fps, quantomeno nei test che ho eseguito io, è chiaro. Ma basta ricorrere all'upscaling, ovvero all'FSR, nello specifico in qualità, per stare tranquillamente sopra i 60. Senza contare che io in genere per comodità utilizzo i preset grafici che si trovano all'interno dei giochi, ma nessuno vi vieta, anzi sarebbe la cosa più giusta da fare,
di andare ad ottimizzare le impostazioni grafiche per trovare il giusto compromesso, cosa che ho fatto su Star Wars. Quindi complessivamente è un sistema che, come vi dicevo, viaggia abbastanza bene, e nonostante sia una build dove in pratica il 50% del budget è assorbito dalla scheda video, comunque il più delle volte in 1440p riusciamo a sfruttare tutto quello che ci può dare la Radeon RX 7700 XT. Ad ogni modo, ci possono essere dei giochi, degli scenari dove escono fuori i limiti di un processore ancora buono ma non più velocissimo come il Ryzen 5 5600. Uno su tutti, il neo arrivato Warhammer 40.000 Space Marine 2, che è terribilmente impegnativo lato CPU. Infatti nelle azioni più concitate possiamo scendere sotto i 60 fps, e nella sessione che ho testato io siamo in sostanza limitati dal processore a circa 60 fps di media, tant'è vero che scendendo di risoluzione il risultato non cambia. In questo test continuiamo ad avere 63 fps di media, tra l'altro, ripeto, con dei cali fastidiosi. In questo caso Ryzen 5 5600 ci sta dicendo: tesoro mio, io questo ti posso dare e questo ti becchi 60 e sto. Che poi non è nemmeno una questione di bilanciamento della build, la build è sbilanciata, perché stiamo parlando alla fine di 60 fps, voglio dire, trovi il modo di farli anche con schede video di fascia più bassa. È proprio una questione che ormai il 5600, pur essendo, ripeto, ancora valido, inizia a perdere qualche colpo, e va vista ormai come una soluzione di fascia bassa, potenzialmente parecchio più lenta rispetto a altre CPU più recenti. Se avessimo una piattaforma AMD M5 con un bel Ryzen 5 7600 e memorie ovviamente DDR5, Warhammer 40.000 Space Marine 2 sarebbe senza dubbio più fruibile. Otterremmo infatti un framerate superiore di oltre il 40% per quanto riguarda gli FPS minimi, nello specifico il primo percentile, e quindi il gioco banalmente risulterebbe più fluido. Una differenza simile, che ripeto ha dei risvolti concreti anche a livello proprio di esperienza di gioco, ce l'abbiamo comunque solo su uno dei 13 titoli che ho testato, quindi va considerata un'eccezione, ma ad ogni modo dovete tenere presente che questi casi esistono, ragazzi, come del resto vi ho raccontato in tante altre occasioni. Ci sono dei giochi particolarmente rognosi per il processore nei quali magari solo in alcuni scenari o zone possono mettere a nudo i limiti della vostra CPU. E poi chiaramente i limiti di un processore che, ripeto, non è più una scheggia, escono fuori quando cerchiamo di spingere sul frame rate, di aumentare le prestazioni abbassando il dettaglio grafico o ricorrendo all'upscaling. Se siete tra quegli utenti che anche nei single player amano giocare ad un frame rate elevato, il Ryzen 5 5600 in alcuni giochi può ostacolare i vostri desideri. Infatti potete vedere come in Full HD i casi in cui abbiamo una perdita cospicua in termini di FPS rispetto alla build AM5 con il Ryzen 5 7600 iniziano ad esserci, insomma, ad essercene qualcuno. Altro esempio concreto, perché oltre ai 13 giochi presenti nei grafici ne ho provati anche altri, dei quali vi ho riportato solo degli spezzoni di partita, tra questi Helldivers 2, titolo come sapete sparatutto multiplayer, gira male? No, è giocabilissimo, ma potete vedere come in alcuni punti il framerate cali sui 70 fps, che per uno shooter del genere non sono comunque tanti, e questo non a causa della scheda video ma proprio per la CPU. Lo si vede chiaramente infatti dalla percentuale di utilizzo della GPU, che scende anche al 60-70%. Badate bene, vedere questi valori di utilizzo della GPU in uno sparatutto online non è una cosa strana, anzi se giocate a dettagli bassi è la normalità. Il discorso qui è legato al frame rate in sé, che ripeto non è così elevato per la tipologia di gioco, e dovete sempre tenere presente che il tutto varia da titolo a titolo, perché per dire sul multiplayer di COD MV3, che è decisamente più leggero, parlo del multiplayer classico di COD, non di Warzone, invece altro che cali a 70 fps, gira splendidamente con questa configurazione, tanto che riusciamo a sfruttare al massimo la frequenza di aggiornamento di un monitor 165 Hz. Ora finiamo, ok? Bene, come vuoi.
Ah, cosa importante, ricordatevi che da un paio d'anni a questa parte è approdata nel mondo del PC gaming una tecnologia che ci permette di godere di una fluidità maggiore. Non le chiamate prestazioni perché sennò mi fate alterare, anche quando siamo nella condizione in cui il processore sta limitando le performance del nostro PC. Sto parlando ovviamente delle varie tecnologie di generazione di frame che, quando sono ben implementate, comunque possono rappresentare senza dubbio un plus, specie, ripeto, laddove vorreste più FPS e non avete alternative. Se sei, come si dice, chip più limited, limitato dal processore, DLSS Super Resolution, FSR, Intel XESS non ti sono d'aiuto, non ti fanno avere più FPS, la frame generation sì. Mi raccomando, stiamo sempre parlando di single player, ok? Perché generazione di frame e sparatutto multiplayer non possono stare nella stessa frase. Se no, qua non è che mi fate alterare, vi vengo proprio a prendere tutti quanti a casa. No, scherzo, però ci ho anche dedicato un video sull'argomento e non ha proprio senso la generazione di frame in quell'ambito, ok? L'FSR Frame Generation, ovviamente in questo caso parliamo solo di quella, perché il DLSS FG è una tech, come sapete, proprietaria di Nvidia, supportata al momento solo dall'RTX 640. L'FSR 3, quando gli sviluppatori fanno bene il loro lavoro, funziona abbastanza bene e può essere sfruttata anche al di là, ci mancherebbe, della questione collo di bottiglia dato dalla CPU, per, ripeto, giocare ad una fluidità maggiore e sfruttare ancora meglio il nostro monitor ad elevato refresh rate. Purtroppo però non è ancora presente in tutti i giochi e ecco, Warhammer 40.000 Space Marine 2 è proprio uno di quelli che al momento non la supporta. Peccato, perché qui sarebbe stata una manna dal cielo per i motivi che vi ho detto, ma magari arriverà più avanti, verrà implementata con una patch come è successo già tante altre volte. Ad oggi, comunque, a meno di ricorrere a mod o robe strane, non è un'opzione. Altra domanda che qualcuno si potrebbe fare è: si può giocare in ray tracing con questo PC? Ni, dipende. Cioè, se parliamo di ray tracing leggero, assolutamente sì. Adesso ci sono anche dei titoli che lo integrano di base, come il nuovo Star Wars o Avatar, o altri dove comunque non è così impattante, eppure una scheda come la 7700 XT riesce a gestirlo piuttosto bene. Però se abbiamo a che fare invece con dei carichi in RT pesanti alla Cyberpunk 2077, per intenderci, la perdita prestazionale con una scheda video RDNA3 inizia ad essere importante. Per poter dire di giocare bene sempre anche il ray tracing, ad oggi, ragazzi, ci vuole una scheda Nvidia. Questo è un dato pacifico, direi pure di budget superiore, vedi una 4070 Super, e ci vuole anche un processore buono, veloce, perché, come vi ho spiegato e mostrato tante altre volte, il ray tracing implica uno sforzo computazionale notevole anche per la CPU, e in quel contesto, in alcuni casi, il processore può diventare un problema se non è adeguato. Arrivando alle conclusioni, se parliamo di performance, con 800 euro di meglio non puoi fare. Cioè, se eravate curiosi di sapere qual è il PC gaming, diciamo, più potente che oggi si possa realizzare più o meno con quella cifra, questo è. Ripeto, magari riuscite ad infilarci con quel budget poco più il 5700X al posto del 5600, ma le performance rimangono più o meno quelle. Però, come detto, è una soluzione che implica dei compromessi. Il primo è che alla base c'è un processore che per certi aspetti può costituire un fattore limitante, o perché beccate il titolo particolarmente CPU intensive e i giochi via via, ragazzi, si fanno non solo sempre più impegnativi per le schede video, ma anche per i processori, o perché ce lo metti tu in quella condizione, cioè ami giocare a frame rate spinti e il processore non ti viene dietro, in quel caso non ti aiuta. E in secondo luogo, si tratta di un sistema con possibilità di aggiornamento limitate. Se partite ad esempio da un Ryzen 5 5600, al massimo un domani potrete passare ad un 5700X3D, magari preso usato, non lo so, fate il cambio con poco, ottima CPU per carità, ma che in gaming va come un Ryzen 7000 entry level. Quindi il succo del discorso è che su M5
potrete montare in futuro processori nettamente più veloci, perfettamente adeguati anche a schede video di nuove generazioni che devono ancora arrivare, e quindi potrete portarvi con voi per diversi anni i componenti che acquistate oggi, in particolare scheda madre e RAM, perché poi di quelli parliamo. Se mi fate infatti la domanda, Kernan, ma allora qual è secondo te la cifra minima da spendere oggi per farsi un bel PC gaming? La mia risposta è 1000 euro. Ci vogliono almeno 1000 euro. Chiaramente sempre monitor e periferiche escluse. Quindi va bene la RX 7700 XT se uno vuole stare basso con il budget, ma abbinata ad una piattaforma AMD M5 con scheda madre B650, 32 GB di RAM DDR5, un processore tra Ryzen 5 7600, 7500F e magari anche un alimentatore migliore. Ecco, quello è il PC che io mi sento di consigliare oggi, ma in realtà lo faccio già da diversi mesi, ed è ciò a cui dovrebbero puntare tutti coloro che non vogliono il mostro di PC, va bene, ma al tempo stesso non stanno nemmeno a guardare i 100-200 euro. Perché comunque stiamo parlando sempre di 800 euro, che sono pochi, ve l'ho già detto, ma non pochissimi. Con uno sforzo in più non esagerato puoi andare su qualcosa che ti dà degli indubbi più moderna, che ti dà degli indubbi vantaggi. Poi è chiaro che se invece il discorso è dobbiamo fare un PC veramente economico, a ribasso, devo spendere il meno possibile ma comunque giocare, allora lì insomma è inutile fare tanti discorsi, tante chiacchiere, ok? E AM4 è ancora la strada da percorrere. Poi ripeto, non è che la configurazione da 800 euro faccia schifo, lo avete visto chiaramente dai test che vi ho portato. L'importante è sempre sapere cosa state facendo, cosa in caso state acquistando, ed è il motivo per cui ho volutamente realizzato un video piuttosto strutturato, sicuramente per alcuni anche un po' noioso, ricco di tante ripetizioni, di tanti concetti che ho già espresso più volte in altri contenuti, ma ci tenevo a dare un'idea chiara un po' a tutti di che cosa voglia dire ad oggi il famoso PC gaming che costa come la PS5 Pro. Mi fermo qui, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un bel commento, e come dico alla fine di ogni video, se vi va ci vediamo al prossimo, se vi va iscrivetevi anche magari al canale.